Questo monumento si trova nei pressi del bocciodromo di Abbiategrasso. Ora lo vedete così, pulito, ma nei giorni scorsi si presentava così, imbrattato. Forse più che vandalizzato, perché le scritte sono evidentemente a carattere ideologico fascista. L'amministrazione ha provveduto immediatamente a cancellarle, ma permane la preoccupazione per quanto accaduto. Ignoti hanno imbrattato con delle frasi che inneggiano il fascismo, inneggiavano al Duce, a Mussolini, e purtroppo noi come Partito Democratico innanzitutto abbiamo fortemente condannato con l'azione dei giovani democratici che si sono anche offerti di imbiancare loro il monumento, però dobbiamo dire che prontamente l'amministrazione comunale, e di questo gliene dobbiamo dare atto, ha provveduto il giorno successivo a imbiancare il monumento, che è oggetto di queste ingiurie, di queste frasi fasciste, per la seconda volta nel giro di un mese. Noi questo lo condanniamo, perché queste azioni sono sicuramente l'inizio di azioni successive che portano a quello che stiamo vedendo tutti i giorni, che è razzismo e azioni violente nelle di alcune etnie piuttosto che di credenze religiose, che riportano purtroppo ad anni bui che ha conosciuto l'Italia. È una situazione questa che porta ad odio, e noi dobbiamo lavorare in primis con le scuole, quindi con un lavoro soprattutto culturale, affinché, partendo dalle giovani generazioni, l'odio sia da eliminare, da emarginare. Dobbiamo lavorare sulla conoscenza, la cultura tra le persone che vivono la nostra città, l'Italia, il mondo, perché naturalmente la non conoscenza genera paura, che poi genera odio, mentre noi dobbiamo lavorare per far sì che ognuno di noi conosca reciprocamente l'altro, nel rispetto dei diritti e doveri che sono stabiliti dalla legge e dalla Costituzione.